Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, è arrivato il giorno. Oggi proveremo questa maglietta diabolica, questo inganno, questa trappola, però modificata rispetto alla prima volta. Questa è la seconda prova che faremo. Nella prima prova mi sono accorto che i pesci che ci sono sulla maglietta si mettevano totalmente a testa in giù, quindi una posizione un po' anomala. Ho rilegato il loro movimento in uno spazio minimo in modo che possano posizionarsi al massimo a 45 gradi a testa in giù. Credo che farà la differenza e adesso non ci resta altro che provarlo, e quindi seguitemi.
Andava tutto benissimo, mi stavo divertendo tantissimo. Non ero nemmeno giunto a metà del tragitto che avrei dovuto seguire, ma ad un certo punto, durante questo appostamento, ebbi un capogiro. Un capogiro stranissimo, non mi era mai accaduto. E mi rendo conto che è un campanellino d'allarme. Decido quindi di salire subito in superficie e di vedere come va. Capire cosa sta accadendo. Non sparo, ovviamente. Risalgo. Dopo essermi ossigenato bene, a dovere, ritento un'altra immersione perché sembrava che tutto fosse finito. Ma neanche arrivo a toccare il fondo che all'improvviso vengo investito da una sensazione bruttissima. Non riesco a capire se sono a testa in giù o a testa in su. In un attimo di lucidità capisco quale sia la direzione. Riemergo immediatamente, tolgo la maschera, tolgo il cappuccio, mi sciacquo il viso e registro per lasciare un messaggio importantissimo. E beh ragazzi, ovviamente il fucile è scarico. Per oggi la pescata finisce qui. Non perché non avessi più... Non perché, diciamo... E per oggi la pescata finisce qui. Non per... E beh ragazzi, e per oggi la pescata finisce qui. Non perché praticamente sia passato molto tempo, sono passate soltanto 2 orette, ma perché ragazzi ho cominciato a non sentirmi più bene. Mi girava la testa. Per oggi possiamo concludere qui la puntata. Non perché fosse passato molto tempo, sono passate soltanto 2 orette, ma perché all'improvviso mi sono sentito male. Ha cominciato a girarmi la testa forte e quindi io vengo qua per divertirmi ragazzi. Quando si hanno i primi sintomi si deve mollare, perché è solo un divertimento, una passione. Quindi oggi noi molliamo, il test finisce qui ragazzi. Non lo so, guardate, non posso avere un giudizio chiaro perché ancora le prime clip del il primo video girato con la maglietta con i pesci non l'ho ancora visto, perché ci si deve rivedere sott'acqua. Io ho cominciato a girare video ragazzi così,
per rivedermi, vedere dove sbagliavo e capire tante cose. È importante rivedersi a casa. E quindi ho cominciato così, poi ho cominciato a montare video, eccetera, eccetera. E quindi è un test da portare ancora avanti per capire se è meglio la maglietta con i pesci oppure la muta con le specchiate argentate, quindi con la vernice argentata, la pittura. Quello mi ha veramente sorpreso, mi ha lasciato a bocca aperta al di là di ogni aspettativa. Dovrò vedere. Fatto sta che paradossalmente, ragazzi, quando sono rivolto verso il sole con la visiera basculante abbassata, queste specchiate attirano tantissimo. E quindi vedremo, ragazzi, continueremo ancora con questi test, perché a me piace sperimentare, piace provare. Questi pesci li sappiamo prendere tutti sott'acqua, però a me piace conoscere, capire il comportamento dei pesci, vedere se si può migliorare la situazione, perché ogni miglioramento è nato da un esperimento che può essere anche, può risultare ridicolo come questo, lo capisco benissimo, però ci vuole anche coraggio o pazzia, non lo so, per portare avanti determinate cose, e io ho sia l'uno che l'altro. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video, ragazzi, buon mare a tutti e alla prossima! Raga, lo so, vi avevo già salutato, come avete potuto vedere sono tornato a riva, ma effettivamente non mi sono ripreso, ancora mi sta girando la testa di nuovo, non so cosa mi sia successo, però ragazzi, il messaggio che voglio trasmettere con questa video oggi è quello di stare attenti, qualunque cosa vi succede in mare, ragazzi, ai primi sintomi mollate, sia se avete preso pesci, sia se non avete preso pesci, sia se la prossima volta potrete andare a pescare, sarà tra un mese, non un po', mollate e uscite dall'acqua, ragazzi. La vita vale più di qualunque pesce, di qualunque pescato, di qualunque cosa. Raga, buon mare a tutti e alla prossima!